Il lavoro di oggi è la sostituzione dei due potenziometri del volume assieme all'installazione del treble bleed, si chiama, che è un circuito particolare per cui abbassando il volume non viene deteriorato il suono. Tipicamente abbassando un po' il volume si perdono un po' di acuti. Ecco, allora faremo queste due cose. Allora, è un po' una rogna, dirò la verità, sostituire i potenziometri di una semiacustica, perché non ci sono accessi posteriori come sono sulle elettriche, e quindi dobbiamo prima di tutto togliere i potenziometri, sì, le manopole. Queste si tolgono facilmente, delle volte è un po' più difficoltoso e bisogna stare attenti. Poi ecco, sono con una chiave apposita si svita leggermente il dado di fissaggio. Ed eccolo qui, e questo è il suo dadetto, vediamo anche qui. Ok, ecco, l'unico accesso che noi abbiamo per fare tutti questi lavori è la buca dell'F, non ci sono molte altre cose. Ed è da sperare che si riesca a fare la sostituzione senza dover togliere tutto, perché togliere tutto l'impianto elettrico è abbastanza un delirio. Allora, vediamo un po' di tirare fuori un attrezzino. Ecco. Ok. Questi sono potenziometri piccoli e ci passano abbastanza bene. Abbiamo un problema però, perché noi li dobbiamo sostituire con questi che sono grandi. Vediamo se ci passano, perché sennò è neanche inutile. Sì, dai, a pelo ci passano. Magari la F è un po' piccolina, mediamente ci passano, eh. Però alle volte, se la F è più piccola del normale, potrebbero anche non passarci. Va bene, visto che c'è questa cosa qui, qui c'è un altro problema. Adesso ve lo spiego. Togliamo il dado. Il problema di questi potenziometri, oltre alle dimensioni maggiori, è che il foro è troppo grande. Cioè, questa dimensione, questo diametro, non è lo stesso di questo. Questo grosso modo è un foro da 6 e questo è un foro da 8. Quindi dobbiamo lentamente, con una limetta tonda, fare, come dire, allargare il foro. Sconsiglio il trapano, perché il trapano magari ha quello che si chiama punta ingorda e sbreccia tutto il legno attorno e viene fuori una schifezza, sinceramente no. Quindi facciamolo a mano, con un po' di tranquillità. Volendo si può anche usare un alesatore. Ecco, questo è un alesatore essenzialmente per i piroli e per le chitarre acustiche, per i violini eccetera, e con questo però va a toccare ed è lasco, quindi questo non funziona niente. Allora, lima tonda. Ecco, sconsiglio anche la raspa, che è, vediamo un po', ecco, questi sono tre utensili che si possono utilizzare. Questa è la raspa, esporta molto materiale perché ha delle dentature molto aggressive. Ma il problema è che delle volte può fare danni. Stiamo più calmi e andiamo con una lima. Questa è purtroppo un po' troppo grande, non ci passa. Quindi la soluzione è questa qui. E con pazienza proviamo. Ecco, un consiglio: non state mai con la lima alta, perché potrebbe scivolarvi e andate a rovinare la vernice. Quindi stiamo sempre molto bassi. Siamo quasi. Ecco, se vedete, adesso gli faccio l'invito conico, cioè io vado tutto attorno così con la lima per portare un po' più, asportare un po' più di materiale internamente, così quando lo metterò per dentro avrò meno difficoltà nell'inserirlo. Ok.
e questo è fatto. Adesso dobbiamo ovviamente fare la stessa cosa con l'altro, però intanto ne facciamo uno alla volta. Quindi prendiamo il nostro potenziometro. Il treble bleed essenzialmente si tratta di un condensatore che bypassa le alte frequenze, e questo è una resistenza variabile essenzialmente, e quindi quando si chiude del tutto non passa niente. Quando si chiude a metà passa, però c'è, per quanto poco, c'è sempre un effetto capacitivo che lo rende un po' come dire un controllo di toni. Quindi c'è un degrado, diciamo, nelle alte frequenze. Con questo condensatorino, valore, non so, può essere qualche decina di picofarad, al massimo qualche centinaio, non molto, insomma al massimo 100-200 picofarad, si evitano questi problemi. Il problema, come dire, secondario del treble bleed è che se mettiamo un condensatore troppo grande, sull'ordine dei 500 picofarad per esempio, col volume chiuso del tutto passa un po' di suono, perché questa è la funzione un po' del condensatore: lasciare passare le frequenze elevate, ma se non lo mettiamo troppo elevato come valore, lascia passare un sacco di altre frequenze, quindi lascia passare praticamente tutto il segnale. Ok, adesso ci procuriamo il condensatore, accendiamo il saldatore e facciamo questo cambio di potenziometri. Ecco, la prima cosa da fare è piegare questo terminale per cortocircuitarlo a massa. Ok, due terminali sono liberi e adesso saldiamo questo per cortocircuitarlo a massa. Saldatore e stagna. Ecco, mi raccomando, prima di avventurarvi a fare queste cose dovreste fare un piccolo corso di saldatura, perché tante volte i problemi di uno strumento, di una chitarra elettrica, sono proprio le saldature fredde o poco resistenti, per cui basta toccare un filo che si strappa e non va bene. Adesso noi dobbiamo prima di tutto togliere le cose collegate a massa. Ecco, spesso i saldatori, diciamo, di uso normale non ce la fanno a scaldare molto, quindi serve un saldatore più grosso. Eventualmente procuratevene uno di quelli da, diciamo, da 100 watt, 150 watt, 200 watt, che scaldano molto bene e non vi lasciano a piedi, fanno delle belle, delle bellissime saldature, come queste, insomma. Invece gli saldatori, quelli, diciamo, più amatoriali, sono un po' scadenti. Ok, allora sostituiamo questo dal centrale del potenziometro vecchio, lo portiamo al centrale del potenziometro nuovo. Ok, saldiamo stagno. Adesso questi due, che uno va sicuramente al selettore e l'altro al tono, saldiamo questi due pezzi. Ok, questo è fatto. Adesso dobbiamo saldare la calza dei due cavi schermati sullo chassis del potenziometro. Ok, e anche questo è fatto. Benissimo. Adesso si tratta di rimontare questo potenziometro. Ecco, ma prima di rimontarlo dobbiamo mettere il condensatorino. Questo sono grosso modo un centinaio di picofarad. Adesso lo possiamo anche tagliare, perché questi terminali sono un po' troppo lunghi. Tagliamo un po' i terminali. Ecco. Saldatore. Adesso lo mettiamo tra questi due terminali, non a massa, ma tra il segnale d'ingresso e quello di uscita, così lascerà passare questo piccolo condensatore una parte di suono quando si regola il volume, perché al massimo non c'è nessun problema, ma quando viceversa siamo con il volume un po' chiuso, ci possono essere problemi, perché fattori capacitivi e di altro tipo all'interno della circuitazione possono portare a un degrado sonoro.
Ecco, giusto per dire, le mie chitarre non hanno niente, né volume né tono. Ho scoperto che, per quanto poco, ma controlli di volume e tono fanno un certo degrado nel suono. Quindi ho eliminato tutto. Io ho praticamente un selettore e basta, nient'altro. Ecco, adesso la rogna è metterlo dentro. Ecco, vediamo. Pieghiamo un po' il condensatore. Ecco, ci siamo. A questo punto lui si deve poter infilare. Oh, tante volte serve uno spaghetto per poter fare l'operazione, specialmente quelli del tono che sono distanti. Questi, in teoria, con un po' di fortuna, si dovrebbe riuscire a fargli entrare. Eccolo che arriva anche senza lo spago. Interno all'otto vincere la scommessa. Eccolo che arriva, arrivato. Benissimo, adesso prendiamo il suo dadino. Ah, ecco, vedete, mi sono dimenticato di mettere la rondellina spaccata, che serve a evitare che il potenziometro si muova durante le manovre. Quindi a questo punto devo toglierlo, porca miseria, e rimettere la rondellina dentro. Ecco qua. Allora mettiamo la rondellina qui e rifacciamo l'operazione. Ok, siamo stati fortunati. Dado. Ok, chiave. Ecco, senza quella rondellina il potenziometro gira quando io vado a girare il dado, quindi non va bene. Rimettiamoci la manopola. Ecco, chiaramente c'è un altro problema, che non si infila, non è molto convinto di infilarsi. E allora a questo punto dobbiamo fare una cosa di questo tipo. Stringere un po', attenzione a stringere troppo, perché se stringete troppo possono saltare le due metà. È praticamente tagliato a metà questa parte, questo alberino in alluminio, e se insistiamo troppo parte, se ne va. E ci lascia a piedi. Ecco, mi pare che sia a posto. Stessa operazione con questo. Tiriamolo fuori. Eccolo qua. Prendiamo l'altro potenziometro. Stesso discorso anche per questo, come vedete. Allora, se lo mettiamo così, voi vedete che tanto qui che su questo bisogna che questo terminale, che adesso piego, sia messo a massa. Lo mettiamo a massa, lo saldiamo. E adesso dobbiamo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui, cioè allargare il foro per permettere a questo di passare. L'operazione da fare è la stessa, cioè sostituire i cavi, portarli da una parte all'altra, quindi per prima. Bene, adesso a questo punto possiamo mettere il potenziometro dentro nella sua alloggiamento. Vediamo come ce la facciamo qua.
Allora, eccolo qua, è incastrato il pezzo, porco Giuda. Ecco fatto. Fissiamolo bene. Ok, test finale e vediamo se funziona tutto. Direi di sì, ho fatto.